Renata, sarà una magnifica trasmissione questa. Ah, certamente, quando c'è di mezzo Maria è tutto bello. Iniziamo, amici di Radio Fra le Note, insieme a Maria. Siamo nel Cenacolo, nel mese di maggio, in attesa dello Spirito Santo. Allora, quando parliamo di Maria, subito pensiamo al Cenacolo. Si legge in Atti 1,14: tutti erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i suoi fratelli. E già questo ci dà un bel colpetto, Roberto, sì. Perché qui ci sente che Maria è insieme a delle altre donne, sembrerebbe una donna qualunque, però viene chiamata Madre Gesù, che questo cambia tutto, perché la mette su un piano completamente diverso, non solo superiore a quello delle donne, ma anche degli apostoli. Sai che questo concetto, questa idea a tanti cristiani dà fastidio. Lo so. Pensare, dice Maria, beh, è come noi, no? E soprattutto magari i fratelli che sono evangelici, protestanti, anche se molti hanno una grande considerazione di Maria. Ma Maria poi è così eccezionale che non sembra neanche una donna, allora. Eh sì. Però... perché sì, lei è umile, sta nascosta e non si mette mai in evidenza, però lo Spirito Santo che sta per venire nel Cenacolo, che tutti attendono, è lo Spirito del Figlio suo, del Figlio di Maria. Quindi tra Maria e lo Spirito Santo c'è un legame indistruttibile, perché è lo stesso Gesù, e lo hanno generato insieme. Gesù è stato generato dallo Spirito Santo e da Maria. Certo, senti, questo è un concetto importante che mette le basi di tutta questa trasmissione, ciò che vogliamo condividere. Però prima volevo dirvi un pochettino come si svolgerà. Noi parleremo di Maria e poi avremo anche un momento in cui presenteremo le canzoni, le lodi più belle che nel mondo cristiano, quindi evangelico, ortodosso, protestante, cattolico, sono state riconosciute, un po' come gli Oscar nel cinema, sì. Gli Awards nella musica normale. Quindi faremo ascoltare le canzoni che sono state un po' riconosciute anche dai critici, come testo e come musica, come approccio, le migliori per tutto il 2018, quindi hanno vinto gli Awards all'inizio proprio del 2019. Quindi un momento di riflessione, come tutte le volte, e poi un momento di ascolto delle canzoni con i testi e la musica, sia inglese che italiane. Allora, amici veramente che siete all'ascolto, fermatevi insieme a noi, perché questa è una trasmissione magnifica. Magnifica, che ci porta al dono di Maria nella nostra vita. È l'unica radio con una manifestazione magnifica. Bene, allora io direi che però dobbiamo prima di dire... di Maria tutte quelle belle cose di cui abbiamo detto, ci sarebbe da ricordare un'altra cosa importante, secondo me. Il fatto che prima di questi avvenimenti bellissimi e grandi e positivi c'erano altri avvenimenti tragici, drammatici, mortali. Cioè Maria
e un apostolo solo, ma anche queste donne di cui si parla, erano sotto la croce. Eh sì, con Giovanni. Hanno vissuto l'incubo, la tragedia, il dramma tremendo, infinito del decidio, della morte figlio, di Gesù. Certo, vedere un figlio morire in quella maniera, voluto dagli uomini, non so Maria come abbia potuto resistere. È la fede grande di Maria, quindi lei è corredentrice nel dolore insieme a Gesù. Lei veramente, si può dire, è stata crocifissa con Gesù quel giorno, come potrebbe dirlo anche Giovanni, che è stato crocifisso con Gesù in quel momento, perché l'hanno veramente vissuto. Però mi viene in mente che anche San Paolo dice: io sono stato crocifisso con Gesù. E noi possiamo dirlo. Un po' sì, perché il dolore lo viviamo tutto. E ho sentito qualche giorno fa il nostro cardinale che diceva: se vogliamo seguire Gesù dobbiamo per forza percorrere la via della croce per avere la risurrezione, ma non si può andare alla risurrezione senza la via della croce. E credo che l'abbia detto perché proprio ogni persona, ogni uomo, ogni bambino deve fare questa strada, anche se è difficile, anche se tutti noi vorremmo tirarci indietro, ecco. Certo, questa è la croce quotidiana. Sì. Gesù dice: chi vuole seguirmi, mi segua, perché dolore ce n'è per tutti. Però la Pentecoste è qualcosa che ci tira fuori, no? Ci tira fuori, fa parte, certo, della risurrezione. Fa parte, al frutto grande della risurrezione, la presenza dello Spirito, che permette che nella nostra croce non ci sia solo disperazione a volte, ma ci sia anche la pace, la gioia, l'amore, la mitezza, la mansuetudine, che sono frutti dello Spirito Santo. Ma io intendevo un'altra cosa, anche oltre a questo, che Paolo dice: noi siamo stati crocifissi con Cristo. Come a dire, io c'ero. All'inizio ho detto: ma secondo me c'era solo il ladrone che era crocifisso, che poi Gesù gli ha detto: vieni in paradiso. C'era quell'altro che lo bestemmiava, c'era Maria, c'erano queste donne di cui si parla anche qui nell'attesa della Pentecoste, Giovanni. Ma Paolo come fa a dire così? Poi ho capito. Cioè, c'ero anch'io, Renata, c'eri anche tu, c'erano tutti gli ascoltatori. Perché se Gesù è morto per noi, per salvarci, vuol dire che lui era, ci ha messo lui nel suo cuore in quel momento. L'ha fatto per noi, per amore. E poi se è vero che lui è diventato il peccato, e il peccato è stato crocifisso con Gesù, ed erano i nostri peccati, la nostra condanna, vuol dire che c'eravamo anche noi. Paolo è veramente incredibile nei suoi pensieri. E poi dice anche: non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Quindi Gesù ha preso la nostra condanna, ha preso il dolore, e noi siamo stati salvati senza patire quel dolore. Certo, poi il dolore c'è, come hai detto tu, quello di tutti i giorni, che noi possiamo unire attraverso Maria alla croce di Gesù. E quindi, come siamo stati sulla croce, vuol dire che eravamo anche nel cenacolo allora. Ah, certamente, eh? E vogliamo starci sempre. Io c'ero, poi ne ho preso consapevolezza ad un certo punto della mia età. Sì. Quando ho preso l'effusione dello Spirito, Renata, tu lo sai cos'è l'effusione dello Spirito? Certamente, quando lasciamo che veramente lo Spirito di Dio possa vivere in noi, risvegliare tutti i doni che ci ha dato nel battesimo, quando possiamo smettere di ripiegarci su noi stessi per vivere la vita nuova. E il Signore dice che nella parola si legge che lo Spirito Santo viene dato a tutti quelli che glielo chiedono. Quindi, ma io quando ero piccolo non glielo ho chiesto, gliel'ho chiesto ai miei genitori. Appunto, quindi tu l'hai ricevuto. Ho fatto il battesimo, poi ho fatto la cresima, la comunione insieme, e poi
ho fatto la mia vita indipendente. Certo, perché il Signore non ti obbliga, i doni sono tutti dentro di noi per sempre, come la fede, la speranza e la carità, però noi possiamo anche non usarli perché ci ha lasciati liberi, ci lascia liberi. Lo sai una cosa? Che dopo i 30 anni ho fatto questa esperienza dello Spirito Santo veramente in modo cosciente e comunitario, non in una maniera isolata. Tu invece? Per me è stato lo stesso. Anch'io andavo a messa, dicevo il rosario, facevo una vita abbastanza di fede, insomma, fino a che non ho avuto questo risveglio, questa nuova consapevolezza di avere questa potenza viva dentro di noi, che Gesù era vivo, che lo Spirito Santo agiva e che potevo attingere da questa forza una vita nuova, una speranza nuova, una gioia nuova. E la mia vita è cambiata. E certamente la fraternità, vivere coi fratelli, pregare insieme, ha fatto sì che diventasse una cosa permanente nella mia vita, non un pensiero di un giorno, di una notte o di una settimana, ma vivere insieme la fede ci aiuta veramente a vivere nella nuova vita, nella potenza dello Spirito Santo, con tutti i nostri limiti. Certo. E allora vieni Spirito Santo, vieni, scendi su di noi, vieni Spirito, forza dall'alto, scendi su di noi. Scendi su di noi, vieni. Sì, scendi su di noi, Spirito Santo. Vieni, noi vogliamo restare insieme a te in questa attesa, insieme a Maria, insieme a tutta la Chiesa in questo mese di maggio che è dedicato a Maria. Noi vogliamo prepararci insieme a lei a questa straordinaria Pentecoste, l'effusione. Radio Fra le Note, l'unica radio che parla di effusione. Perché dici l'unica radio che parla di effusione? Perché non è che... Prova ad ascoltare un po' tutte le altre radio se parlano un po' di effusione. Effusione dello spirito. Grazie Roby che è possibile che hai aperto questa strada di comunicazione. E la radio Tra le Note è l'unica radio Magnificat. Magnificat. Beh, c'è anche Radio Maria, dai. Ah, certo.
E noi di questa magnificenza di Maria ne parliamo sempre, per esempio quando recitiamo il Credo, è che a volte sono preghiere che facciamo un po' freddamente. Nel Credo diciamo: si è incarnato per opera dello Spirito Santo, da Maria Vergine. Questa qua è una frase importante. E quindi Maria non è nel Cenacolo semplicemente come le altre donne. E dall'esterno nulla la distingue dalle altre, lei non fa niente per mettersi in evidenza, però queste parole rimangono. In Luca leggiamo: lo Spirito Santo scenderà su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Luca 1,35. E poi tutte le persone alle quali è mandata Maria dopo questa discesa dello Spirito Santo saranno tutti a loro volta toccati dallo Spirito Santo che lei porta, che conduce attraverso Gesù. Senti, io l'immagine di queste lingue, queste fiamme di fuoco che scendono sugli apostoli, su Maria, ma le hanno proprio viste? Io dico di sì. Il rombo, tutte forze della natura, tutte forze potenti, manifestazioni che non si potevano ignorare. Poi chissà cosa hanno sentito nel cuore. Luca, chissà il fuoco che hanno sentito dentro. Quello è importante, perché quello l'emozione possiamo provarlo anche noi, no? Cioè, quando siamo coscienti sentiamo che riceviamo questa effusione ora dello Spirito Santo, sentiamo come qualcosa che ci arde nel cuore, questo lo sentiamo anche noi. Però gli esegesi dicono che Luca, che da Maria ha saputo tante cose della vita di Gesù e quindi della vita anche della Pentecoste, dello Spirito, dice che c'è, il suo racconto richiama un po' quello che è successo alla consegna della legge di Dio, della Torah, nell'Antico Testamento. Quindi là c'era il fuoco, il vento, le fiamme, la potenza di Dio incredibile, una teofania incredibile. E allora lui riprende praticamente quegli elementi, come a dire. Però è furba questa cosa qua. Perché se là sulle tavole di pietra il dito di Dio, cioè lo Spirito Santo che è il dito di Dio, ha scritto la legge sulla pietra, qui nella Pentecoste di 2000 anni fa, data da Gesù, di cui parliamo adesso, Maria e gli Apostoli uniti insieme, lì lo Spirito è sempre lo Spirito Santo che scrive però nel cuore, e lo fa con delle lingue di fuoco. È vero. Io vedo queste lingue come che scendono proprio dentro, che si fondono con gli apostoli nel loro cuore, che poi uno le veda o non le veda, l'importante è l'effetto che ci sia. Ah, perché certo, sì. Tu magari non vedi le lingue, però è lo stesso effetto del fuoco d'amore che hanno avuto i discepoli in quel Certamente. Giorno, no? E Dio dice che non fa preferenze di persona. Questa effusione poi l'ha data anche a tutti, anche a dei pagani. Subito dopo negli Atti si legge anche questo: Dio non fa preferenza di persona. Quindi ci siamo inclusi anche noi, anche voi che siete all'ascolto. Non vorrete mica perdervi la Pentecoste e l'effusione dello Spirito. È un'occasione unica che si ripete. Allora ogni anno si ripete, ma ogni anno bisogna prenderla al volo. Allora siamo qui, la Radio Fra le Note, insieme a Maria e insieme alle donne, come quel giorno, insieme a tutti gli ascoltatori, per ricevere la nuova potenza dello Spirito Santo. Maria, intercedi per noi. Maria, intercedi per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. E attraverso l'intercessione di Maria attendiamo, invochiamo la presenza dello Spirito Santo. Scendi Spirito Santo su questa radio, su Radio Fra le Note, su tutti coloro che ci lavorano. Su Don Roberto. Invochiamo la tua presenza. Su tutti coloro che l'ascoltano. Scendi Spirito Santo su chi soffre, su coloro che sono separati, su coloro che sono abbandonati, su coloro che ti cercano e non ti trovano. Vieni Spirito di Dio. Scendi Spirito Santo su tutta la terra, scendi dove c'è la guerra, porta pace. Vieni, 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 vieni su Santo tutti gli Spirito a ascoltatori. portare giustizia. Vieni, Spirito Grazie, Santo. Signore, grazie perché se ti invochiamo tu vieni sempre. È una cosa bella da ricordare è che che la Chiesa ha raccolto nel credo, nel simbolo apostolico, questa realtà che Gesù è nato dallo Spirito Santo e da Maria Vergine. E questa verità
è stata accettata nel Concilio Ecumenico di Costantinopoli e anche poi dal simbolo costantipolitano, dove si legge che Cristo è incarnato dallo Spirito e da Maria Vergine. Quindi questo è bello perché vuol dire che questo dato di fede è accolto da tutti i cristiani, sia dall'Oriente che dall'Occidente, dai cattolici e dai protestanti. È ecumenico. Sì, è una base sicura e non è una piccola cosa per cercare di ritrovare l'unità dei cristiani intorno alla madre di Gesù, alla madre di Dio. Quindi, scusami se ti interrompo ogni tanto, Re, ma mi vuoi bene, no? Tanto bene. Senti, lo sai, io dico, a Medjugorje, adesso ci sono i pellegrinaggi che sono permessi, no, in modo ufficiale, anche se continuavano a esserci lo stesso, ma lì a Medjugorje so che ci sono anche tanti evangelici che vanno a fare questa visita. Eh certo, Maria attira. E anche gli ortodossi che sono un po' più da quella parte, no? Mariani. Certamente. Quindi Gesù ha unito Maria e lo Spirito Santo, molto più di quanto un figlio naturale unisca tra loro padre e madre. Quindi un'unione come la nostra ci unisce secondo la carne. Invece questo figlio che è Gesù proclama che lo Spirito Santo e Maria sono stati uniti secondo lo Spirito e perciò in un modo indistruttibile per sempre. Anche nella Gerusalemme celeste Gesù risorto rimane colui che fu generato dallo Spirito Santo e da Maria Vergine. E anche nell'Eucaristia riceviamo colui che fu generato dallo Spirito Santo e dalla Vergine Maria. È veramente una cosa grande. Quindi lo Spirito Santo si effonde quando riceviamo qualunque tipo di sacramento. Certamente, certamente, perché lui è vivo. Il battesimo. Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Quando ci confessiamo. Certo. Quando riceviamo, beh, chiaramente quello, la cresima. Quando lo invochiamo, anche quando lo invochiamo, anche per la strada, dovunque ci troviamo. Sì. E c'è anche un'effusione nel matrimonio. E penso che sia un'effusione speciale quella, come quella dell'ordine. La grazia santificante. Quella dell'ordine. Certo. Per consacrazione dei sacerdoti. E possiamo sempre attingere una forza. Questa grazia santificante ci dà il diritto di chiedere un aiuto quando siamo in difficoltà nel matrimonio. Allora a tutti coloro che hanno difficoltà nella relazione coniugale invochino lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è Dio. Lo Spirito Santo compie meraviglie. Alleluia. Alleluia. Spirito Santo, soffio di vita, i figli del divino amore cantano questa canzone. Consolator, vieni e santificaci.
Spirito Santo, soffio di vita, Spirito Santo, soffio di fuoco, Spirito Santo, consolatore, vieni santificaci. Spirito, Spirito di soffio di vita, Spirito, Spirito di soffio di fuoco, Spirito Santo di consolità, vieni santificaci. Spirito Santo, soffio di vita, Spirito Santo. Spirito Santo ci santifica, che bello. Ci rende forti, ci può trasformare, amen. Può portarci dalle tenebre alla luce, e allora viene ancora nella nostra vita. E Gesù, quando nella risurrezione poi è salito al cielo, ha distribuito doni agli uomini, a tutti gli uomini della terra, a chiunque li vuole accogliere, i carismi. E Maria è stata la prima carismatica della Chiesa, della storia della salvezza, e certamente avrà avuto dei carismi, però all'esterno lei appare sempre povera di questi doni. Non ci sono miracoli che ha compiuto Maria. Beh, a parte quello di Cana, che ha interceduto, no? Certo, ha interceduto, però è stato Gesù a compiere il miracolo. Certo. Della sua vita non si vede nessuna azione clamorosa, però a lei rimane lo stesso la più grande carismatica, perché lo Spirito Santo ha compiuto in lei un'azione prodigiosa. Quindi non gli ha dato parole di sapienza o una dote di governo o delle visioni, ma la stessa vita del Messia, la stessa vita di Gesù, che lui è la fonte di tutti i doni, di tutti i carismi, e da allora, quale abbiamo ricevuto proprio grazia su grazia. Ma scusa una cosa, Maria parla pochissimo, è vero, nel Vangelo? Certo, poco. Infatti per questo anche che il Papa diceva, ma a Medjugorje sembra che parli un po' troppo, no? è un po' cambiata la visione, no? Chissà. È cambiata un pochettino. Chissà, siamo forse noi? Perché c'è bisogno invece che se ne parli adesso, che Maria parli. Sì. Quanto parla Maria adesso? Tu come li vedi questi messaggi mariani? Sono belli però questi messaggi. Non solo sono belli, ma il Signore dice sempre che li riconoscerete dai frutti. E lì i frutti ci sono proprio, tante conversioni. Ancora abbiamo visto recentemente un ragazzo partito da Genova che non voleva andare per niente, che è stato trascinato, un giovane con delle grosse difficoltà, che ha avuto un incidente, che non accettava la sua menomazione. Era molto lontano dal Signore. Molto lontano, proprio su una via, sì. E la mamma l'ha convinto, sono partiti, e c'è stata una trasformazione straordinaria. Lui non voleva neanche andare a messa, non voleva far questo, non voleva far quello, invece in pochi giorni Maria ha toccato il suo cuore, gli ha portato Gesù, e pian piano abbiamo visto in questi ultimi 2 mesi una trasformazione continua di questo giovane, che ha lasciato la vecchia via, che ha lasciato la disperazione di questa menomazione che ha avuto nell'incidente. E quindi lodiamo il Signore con tutto il cuore per quest'opera di Maria a Medjugorje. Noi non abbiamo i mezzi né la capacità per giudicare, ma certamente questi doni straordinari di conversione avvengono, e questi sono frutti buoni. Poi starà chiaramente al Papa, ai Vescovi, giudicare e catalogare tutto quello che vuoi. Ma però il Papa ha riconosciuto i frutti di Medjugorje, sì. Milioni e milioni, sì, di persone. Poi anche noi ci siamo stati nei primi anni delle apparizioni, e si è vista questa... Cos'era, l'84? Si è vista questa straordinaria potenza e presenza di Maria e di Gesù.
Ma mi ricordo che siamo andati a prendere il tè a quei tempi in casa di Vizca. È vero, E cosa è sì. successo, Renata? È che lei ha avuto in quel momento un'apparizione. È vero, è vero. E non c'erano alberghi, tutte queste cose di cui si parla, che dicono che sono arricchiti tutti, però è chiaro, se vengono milioni di persone, le devi accogliere, le devi. È stata un'opportunità grande di lavoro, Sì. evidentemente. Ma a quei tempi c'era solo il boschetto, È vero, davanti alla chiesa non c'era una niente. piccola fontanella che bisognava fare la coda per prendere l'acqua e noi eravamo in tenda, accampati Accampati. malamente e andare al supermercato a comprare era complicato perché vabbè, insomma, è stata un'avventura. E quindi in un paese poi che non era cristiano, perché la Sì. maggior parte di tutte le situazioni capivi che c'era ateismo profondo, no? Nelle edicole, tutte figure orribili esposte nei giornali pornografiche. Però noi abbiamo ricevuto una grande benedizione, io sono Sì, sicuro. certamente. E siamo ancora insieme a Maria nel Cenacolo per attendere l'effusione e chiedere l'effusione dello Spirito Santo. E tutti i suoi doni. Maria è la Sì. sposa dello Spirito Santo, eh? E dicevamo dei carismi, dei doni che si ricevono. E San Paolo definisce il carisma una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune. E questa manifestazione è stata speciale in Maria, perché è stata proprio di utilità comune la sua maternità. Quindi Maria, prima nell'incarnazione, poi nella Pentecoste, rimane veramente toccata da questa azione creatrice dello Spirito, perché lei agisce sotto l'influsso dello Spirito Santo, nell'azione creatrice di Dio. Però non è una sfera chiusa la sua. Maria non è stata solo il luogo in cui Dio ha agito. Dio non tratta le persone come dei posti, come dei luoghi, ma appunto come persone, come collaboratori, interlocutori. Quindi sappiamo che questa ebbrezza dello Spirito Santo in lei, cioè, per esempio, quando va da Elisabetta, sappiamo che Gesù esultò di gioia sotto la mozione dello Spirito Santo. E quindi anche gli apostoli che quando lo ricevono si mettono a parlare in altre lingue, sono fuori di sé. Alcuni li prendono come degli ubriachi. Ah, che bella che deve essere stata quell'esperienza. Anche a noi, Spirito Santo, donaci questa esperienza di impazzire per te, della tua presenza. Vieni, o Santo Spirito, scendi su di noi. Vieni, Santo Spirito, vieni nel nome di Gesù per intercessione di Maria. Ed ecco, amici di Radio Fra le Note, vogliamo collegarci con Medjugorje. Sì. Vogliamo portarvi in una adorazione eucaristica lì in questo luogo santo, nel momento in cui si invoca anche lo Spirito Santo. Lo si invoca in tutte le lingue, perché lui apre i nostri cuori per amare tutti gli uomini. E tutte le lingue allora nell'amore possiamo intenderle. È il miracolo di Pentecoste. Vieni, Santo Spirito. Unisci i cuori di tutti gli uomini, non più come a Babilonia, dove uno non capiva l'altro, e come spesso succede nel mondo politico, nella vita civile, come spesso succede tra le nazioni, ma vorremmo
che tutto il mondo fosse un cuor solo, un'anima sola, come Gesù ha chiesto al Padre prima di andare a morire, morendo per tutti, senza distinzione di pelle, di colore, di altre cose. Insieme a Maria ci chiediamo, vieni Spirito Santo. Immagina di essere davanti a Gesù, Eucaristia, mentre sale l'incenso. E sale il canto dei fedeli di Medjugorje, dei fedeli di Tese, dei fedeli in Brasile, dei fedeli in Italia, in Francia, in Spagna, in America del Nord, del Sud, in Asia, in Oceania, in tutti i continenti. Vieni, rinnova la terra, Spirito Santo. Immagina di essere anche tu a Medjugorje, in questa adorazione che ora avviene. Gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria allo Spirito Santo. Ed eccoci sempre in diretta su Radio Fra le Note, insieme allo Spirito Santo, speriamo. Sì, insieme a Renata, mia carissima moglie. Mi vuoi bene, Renata? È tanto bene. Nello Spirito Santo? Ah, certamente, se no non potrei. Carissimi, vi vogliamo bene, voi che siete all'ascolto, una trasmissione che un po' improvvisiamo, un po' dirigiamo, un po' preghiamo, un po' preghiamo, un po' lasciamo le sorprese dello Spirito Santo. Insomma, una trasmissione carismatica, Magnificat. Perlomeno ci proviamo. Ci proviamo. E abbiamo invocato lo Spirito Santo, quindi lui per forza ci dà una mano. E anche Maria, dopo che ha ricevuto lo Spirito Santo, va in fretta, dice la parola, da Elisabetta
e da lei intona il Magnificat, che esprime tutta la sua gioia, tutta la sua esultanza. E diversi padri della Chiesa ne hanno commentato e ne hanno parlato. Però mi piace dire anche che anche Lutero fa un commento al Magnificat e la definisce un'operazione straordinaria dello Spirito Santo, questo canto della Vergine Maria. Lui scrive infatti: per intendere bene questo santo canto di lode, bisogna notare che la benedetta Vergine Maria parla per propria esperienza, perché lei è stata illuminata e ammaestrata dallo Spirito Santo. Scusa una cosa, aspetta un po', ma Lutero, vuol dire quello che ha fondato i protestanti, ha detto queste cose? Sì, sì. Ma quindi anche lui è rimasto affascinato, anche perché prima di essere protestante è stato cattolico, quindi Maria la conosceva bene. Un francescano a prete. Quindi io ho visto anche in altri evangelici che erano cattolici e poi hanno cambiato, che questa impronta di Maria non l'hanno abbandonata, perlomeno nel segreto del loro cuore. E lui diceva che nessuno può intendere bene la parola di Dio se non le è stato concesso direttamente dallo Spirito Santo. E quindi bisogna fare esperienza di questo dono, provarlo, sentirlo dentro di noi. Ma ricevere questo dono dello Spirito Santo è un'esperienza all'infuori della quale nulla si impara, se non chiacchiere, se noi ci mettiamo a parlare di fede, sulla parola di Dio, eccetera. Anche se diciamo cose bellissime, ma lo Spirito Santo non ci guida, sono soltanto chiacchiere che non arrivano al cuore di nessuno. Dunque la Santa Vergine, avendo lei stessa sperimentato che Dio opera grandi cose per lei, anche se è umile, anche se è povera, le insegna la sapienza, una sapienza dove Dio è quel Signore che si compiace a innalzare chi è umile, a abbassare chi si crede così pieno di sé. Renata, hai parlato di esperienza. È importante, no? Noi conosciamo tanti movimenti nella Chiesa, è vero? Certamente. Quali conosci? Beh, quando eravamo un po' più liberi e un po' più giovani, abbiamo cercato di conoscere, siamo stati all'Oppiano. All'Oppiano abbiamo abitato lì per Abbiamo abitato lì per Ti conoscere ricordi quando bene abbiamo conosciuto questa spiritualità? Gen Rosso? Certamente. Che musiche, che canzoni straordinarie. I Focolarini. Focolarini, sì, no? Sì, sì. Abbiamo cantato con loro, resta qui con noi, Signore. Come erano accoglienti, è stato bello abitare. Allora, un carisma sull'unità incredibile. Sì, sì. Sull'abbandono anche di Gesù, cioè sul sentirsi abbandonati da Dio, no? Come... Perché questi movimenti sono tutti belli. No, ma dimmene ancora. E poi lasciami finire. E poi anche lì all'interno ci sono persone migliori e persone peggiori. Quindi, secondo l'esperienza che uno fa, ne trae beneficio. Per noi è stata un'esperienza molto bella. Poi siamo un'altra ICL, siamo stati con ICL, l'abbiamo quante volte abbiamo collaborato anche qui a San Piandarena, sì, Genova, sì, per aiutare qualche clochard, per aiutare persone in difficoltà, e veramente erano persone meravigliose, ragazzi meravigliosi. Io sono un po' gelosa però, quando sono stata perché quando eri giovane tu e... Come avevi quando ero mito, giovane, io sono mito ancora giovane. Sì, nello spirito. Ora. Sì, avevo un mito per Formigoni, che è poco più grande di me, ed era... Allora era una persona specialissima, veramente, quando lui aveva 18 anni aveva già tanto le idee chiare, per il Partito Popolare avevano scritto cose bellissime per la scuola, per la società, per la politica, io mi ero appassionata veramente, no? E mi dispiace molto che sia in prigione, anche se se lo merita, anche se lo meritasse, non lo so.
comunque noi preghiamo perché nulla e nessuno vada perduto, certo, di chi ha conosciuto, certo, il Signore. Sempre tra i CL, quando sono stata a Verona, che dovevo operare un mio bambino. CL non sanno tanti chi sono, che cosa vuol Comunione dire? Certo. E Liberazione sono gruppi sempre di consacrati, che fondati da Giussani, che vivono gruppi di ragazze e gruppi di uomini separati in alloggi, fanno la vita di tutti i giorni, però hanno un cammino da seguire di preghiera, certo, di consacrazione, sì, sì. Come anche i focolarini sono qui a Genova. Cosa difficile da capire per il mondo d'oggi, perché se vedono due ragazzi che abitano insieme subito pensano male, che convivono intimamente. Invece in questa spiritualità è molto bella. Lasciami finire. Quando sono stata a Verona, che hanno operato uno dei miei figli ed ero veramente in una situazione brutta, in questo ospedale di Verona c'era un gruppo di CL che operava e mi sono stati vicinissimi. C'era una cappella e ci hanno ospitato, ci facevano compagnia, venivano a cercarci, ci aiutavano a vegliare questo figlio. Quindi veramente benedico il Signore per quei giovani che nel 77 hanno fatto questa bella cosa per me. Grazie Gesù per i CL. E ora che anche c'è stata l'operazione di Michele, chi è stato che ci ha aiutato, ci ha offerto la casa per restare vicino all'ospedale? Chi è stato che ci ha offerto la casa? Una signora di CL. È vero. No, loro sono CL anche loro. CL. Sì, sì. Sì, veramente, sono movimenti magnifici. Nicoletta, grazie. Grazie, Signore. E poi ancora abbiamo conosciuto i neocatecumenali. Ah, certamente. Il movimento bellissimo. A Bolzaneto, nella chiesa, sì, nella chiesa di, come si chiama, San Francesco. San Francesco c'era Frati, questo, sì, gruppo, sì, che agiva, e come spezzavano loro la parola, no? Come poi hanno tanti impegni. Insomma, la chiesa è ricca, è varia, bellissima. Soprattutto a me piacciono quando vanno per la strada tutti insieme con le chitarre a cantare i canti di Chico, ma canti che sono anche ormai patrimonio nella chiesa di tutti. Certo. C'è chi li canta e non sanno di chi sono questi canti, no? E poi ancora nelle parrocchie, quanti ne abbiamo incontrato, certamente, con quanti con i quali collaboriamo. E anche l'Azione Cattolica. L'Azione Cattolica. Io sono stato aspirante, delegato, capo nell'Azione Cattolica. Sì, io credo che ciascuno di noi deve cercare di conoscere queste realtà della Chiesa, tutte, e poi trovare quella che gli è più idonea e in qualche maniera aderire, perché poi ci sono tanti modi di aderire. In maniera più superficiale, più profonda, ma non rinunciare, perché essere insieme è più facile, e anche con altri fratelli, pregare, sostenersi, e poi c'è anche il rinnovamento nello Spirito Santo, i gruppi di Međugorje, i gruppi di Padre Pio, certamente, eccetera. E quindi ognuno sono tutti i doni, tutti i movimenti dello Spirito Santo che li muove in un'azione precisa, per esigenze precise. Sì, da Pentecoste è partita questa nuova Chiesa, questa nuova realtà che va avanti, poi col Concilio Vaticano II che ha approvato questi gruppi, queste fraternità, queste comunità, e sempre di più li approfondisce. Però noi ci siamo trovati molto bene anche nel rinnovamento dello Spirito. Sì, soprattutto abbiamo capito che la nostra natura, la nostra realtà si incarnava lì. La nostra chiamata del Signore. Perché sì, è lì che abbiamo ricevuto questa effusione dello Spirito di cui vi parliamo spesso, sì, che è un patrimonio della Chiesa, come anche lo spirito di lode, che, come dice il Papa, non è del rinnovamento carismatico, ma è di tutta la Chiesa. È di tutta la Chiesa. E perché allora dico questo? Perché l'effusione dello Spirito nasce dopo un cammino, si chiama Seminario di Vita Nuova, e poi alla fine di questo cammino di 7 settimane, anzi durante il cammino, si riceve una preghiera particolare proprio per ricevere il battesimo nello Spirito Santo.
Sì, che non è assolutamente un sacramento. Non è un nuovo battesimo, ma è l'effusione dello Spirito, come dice anche San Paolo, cioè per praticamente ciò che abbiamo ricevuto nel battesimo, nella cresima, che forse non abbiamo mai vissuto, ecco, il Signore ci dona l'opportunità di viverlo. È come vivere la Pentecoste che invece è lontana storicamente 2000 anni fa. Sì. E questa potenza meravigliosa dello Spirito Santo viene messa alla nostra portata. Chiaramente dipende anche da quanto apriamo il cuore. Quindi se qualcuno l'ascolta e desidera ricevere l'effusione dello Spirito Santo, sa che a Genova è possibile attraverso dei seminari di vita nuova, così come la si riceve anche ogni volta, come abbiamo già detto, che noi preghiamo, che invochiamo lo Spirito Santo, che lo Spirito Santo ci dona un cammino all'interno di una parrocchia, di un movimento, che lo Spirito Santo ci dona ogni volta che ci accostiamo ai sacramenti. Sì, è meraviglioso. È un qualcosa dove ciascuno di noi, se riceve gratuitamente deve dare, quindi aiuta a crescere la persona personalmente, ma questo dono deve traboccare, no? Come un bicchiere d'acqua che viene riempito e poi il Signore non si ferma quando l'ha riempito, continua a mettere acqua, e quest'acqua deve traboccare verso gli altri. Insomma, incontenibile, senza fine, come sì. L'amore di Dio, incontenibile. Allora vogliamo proporvi un rosario particolare. Sì, perché tutto quanto deve concretizzarsi anche nella preghiera, perché senza la preghiera ci aiuta a metterci in contatto con Dio, ma prima è una benedizione. Ma prima vogliamo invocare lo Spirito Santo insieme attraverso una canzone bellissima, Santo Spirito, e poi vi proponiamo questa cosa, questo rosario allo Spirito Santo, quindi insieme a Maria in attesa della Pentecoste. See you.
Scendi Spirito Santo, scendi su tutti coloro che hanno fame, hanno sete, coloro che sono prigionieri, tutti i carcerati, gli ammalati negli ospedali, tutti coloro che vivono per la strada, Spirito Santo. Scendi anche su coloro che vivono nei grandi alberghi, nelle ricchezze, perché comprendano che senza di te in realtà siamo poveri davanti a Dio, perché Lui è Dio, Lui ci rivela il Padre, Lui ci rivela Gesù, Lui ci porta alla salvezza di Gesù, Lui ci illumina sulla Chiesa, ci illumina sul volto dei fratelli poveri, che sono il volto di Gesù. Vieni, o Santo Spirito, vieni sui potenti, perché sappiano che saranno deposti da quella potenza e che la potenza viene dallo Spirito Santo. Vieni sugli evangelizzatori, su coloro che sono per le strade, nelle missioni. Scendi su tutta la terra, Santo Spirito, scendi su tutti gli uomini, scendi su tutti i bambini che soffrono, che sono vittime di situazioni di cui non ha nessuna colpa, nelle migrazioni, là dove ci sono le guerre. Scendi sui cristiani che vengono perseguitati, uccisi. Scendi su tutti i cristiani riuniti nell'ecumenismo di sangue, sangue versato per Gesù, da cattolici, dagli evangelici, dagli ortodossi. Vieni in tutti noi, o Santo Spirito, ti riceviamo. Allora, essendo nel mese di maggio dedicato alla Vergine, così proponiamo per voi e per noi una preghiera particolare, per essere anche noi con Maria nel Cenacolo in attesa dello Spirito Santo. Si tratta di un rosario in cui con i misteri evochiamo le grandi presenze dello Spirito Santo nella storia della salvezza. E quando diremo da soli le decine di Ave Maria, chiediamo per intercessione della Vergine di sperimentare nella nostra vita, nella nostra famiglia, nella nostra situazione, i suoi frutti. Allora, come primo mistero, contempliamo lo Spirito Santo nell'opera della creazione, perché in principio Dio creò il cielo e la terra, ed era in forma e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Chiediamo allo Spirito Santo, che separò la luce dalle tenebre e trasformò il caos, di compiere questo miracolo oggi nella Chiesa e nella nostra stessa anima. Nel secondo mistero contempliamo lo Spirito Santo nella rivelazione. Il primo la creazione, il secondo la rivelazione. Mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini, i profeti, da parte di Dio. Chiediamo allora allo Spirito Santo l'intelligenza e la sapienza che vengono dalle scritture ispirate e che ci donano lo Spirito Santo. E la sua presenza, veramente, la sua vivente volontà riguarda la nostra vita. Nel terzo mistero invece contempliamo lo Spirito Santo nell'incarnazione. Maria disse all'angelo: come avverrà se non conosco l'uomo? E lui rispose: lo Spirito Santo scenderà su di te. Anche noi davanti a una prova o una cosa nuova che Dio ci chiede, ci domandiamo: come potremo? No, io non ce la faccio, non ho in me la capacità. Ma la risposta è sempre la stessa: riceverete forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi. Nel quarto mistero contempliamo lo Spirito Santo nella vita di Gesù. Da Luca 3, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea come una colomba.
Quindi Gesù è stato mandato a portare il lieto annuncio ai poveri. Nel battesimo Gesù fu unto re, profeta, sacerdote. Chiediamo per intercessione di Maria un rinnovamento dell'unzione profetica, regale sacerdotale che abbiamo ricevuto nel battesimo. Io, proprio io l'ho ricevuta, proprio tu. Nel quinto mistero contempliamo lo Spirito Santo nella vita della Chiesa. Apparvero loro lingue di fuoco che si dividevano e si posavano su di loro e tutti furono colmati di Spirito Santo. Da quel giorno tutto nella Chiesa vive e riceve forza dallo Spirito Santo, la sacramente, le parole, la Chiesa, l'istituzione. Chiediamo che per l'intercessione della Vergine Madre molti di noi si aprano a ricevere la grazia rinnovatrice dello Spirito Santo. Spirito di Dio, scendi su di noi adesso. Adesso. E poi è qua si può continuare con tutta la fantasia a mettere le litanie dello Spirito Santo, Spirito di santità, di pace, di gioia, Spirito di umiltà, tutto ciò di cui abbiamo bisogno che lo Spirito Santo può venire ad animare, come ad esempio animare, come già e ancora di più viene animata questa radio. Allora restate sempre in connessione con noi, perché ora faremo sentire un canto di stacco, che è un canto che dice andiamo nel mondo a evangelizzare, e poi andremo nel mondo della musica cristiana contemporanea di oggi. Vi presenterò le canzoni più belle, che sono anche quelle che sono state premiate in modo speciale con gli Oscar, in modo particolare. Io sento proprio che da questo incontro con questi nostri fratelli nella trasmissione oggi è proprio partita una freccia, è partita a colpire il loro cuore, la loro vita, di questa attesa di Pentecoste insieme a Maria. Non lasciamo cadere questa grazia che il Signore ci ha dato di condividere. Anzi, insieme con tutta la forza del cuore andiamo avanti. Un saluto grande da Renata e Roberto, ma ci ritroviamo subito dopo la canzone. Sì, insieme a me. Sentite il fuoco, sentite questo vento travolgente che viene nella nostra vita. Amen. Grazie dell'ascolto. Gioia ti accogliamo re.
Where are you now when darkness seems to win? Dove sei tu ora, quando le tenebre sembrano vincere? Where are you now when the world is crumbling? Dove sei tu quando il mondo sta crollando? Oh, io sento che tu dici, io sento che tu mi stai dicendo: look up, child, look up, child. Tira sulla testa, guarda in alto, più in alto. Where are you now when all I feel is doubt? Dove sei tu ora quando io sento che tutto è dubbio e io dubito? Where are you now when I can't figure it out? Dove sei tu ora quando io non riesco a figurarmi niente, immaginare niente fuori di qua? Oh, io ti sento dire, sì, ti sento dire: alza la testa, ragazza, alza la testa, ragazzo, su, guarda più in su, look up. You are not threatened by the war. Tu non sei spaventato dalla guerra. You are not shaken by the storms. Tu non sei scosso dalla tempesta. I know you are in control. Io so che ora tu hai il controllo. Even in our suffering, persino nelle nostre sofferenze, even when it's hard to see, persino quando è difficile da vedere qualcosa, I know you are in control. Io so che tu sei, hai il controllo. Look Up Child è la best contemporary Christian music album, ha vinto, e nella versione di Doreen Deagle. Buon ascolto. Where are you now when darkness seems to win? Where are you now when the world is crumbling? Oh,
Look Up Child di Lauren Daigle è la canzone preferita dai critici della best, della migliore musica cristiana contemporanea, l'album migliore in questo 1918-19. Veramente una bella canzone con un testo di fede. Dove sei Dio? Sembra che mai abbandonato. È il Signore che nel cuore con la sua parola dice invece: tira su lo sguardo, guarda più in alto, guarda più in alto. Bellissima questa canzone. E allora vedete amici che ci stiamo per inoltrare in questa classifica dei critici, che sono critici anche che guardano alla musica, guardano al testo. Anche questa canzone è stata, era una canzone, avete sentito l'arrangiamento, no? C'era un po' di reggae, un po' di musica tribale, ma c'era il grido dell'anima, il grido della fede, l'affermazione di fede, e poi quel cantare sincopato, anche molto più invece proiettato verso la modernità, ma soprattutto l'affermazione finale: io so che tu hai il controllo. Allora questo è il punto, ridiamo il controllo a Dio, crediamo che Dio ha il controllo anche lì dove a noi dal nostro punto di vista sembra invece che ci sia solo una tragedia. Un giorno capiremo tutto questo. E allora ancora da Elevation Worship, ora andremo ad ascoltare Hallelujah, Ear Below. Restate in ascolto. Ed eccoci ad ascoltare Elevation Worship. È un gruppo musicale, Hallelujah sarebbe, sappiamo benissimo, sia lodato Dio, sia lode a Dio, Ear Below, cioè l'alleluia che sale da sotto, dalla terra, chiaramente su verso il cielo. Eppure Dio gradisce questo alleluia che nasce qui dalla carne, dalla sofferenza, più di quanto possa gradire, dice la canzone, l'alleluia che viene invece dato nel cielo. Elevation Worship è un gruppo musicale della North Carolina, e questo gruppo musicale è una band molto famosa, si è segnalata nell'anno 2018 per questo album, e ora ascoltiamo il testo in inglese mentre va in onda la versione strumentale dell'album, che poi dopo ascolteremo dal vivo, quello originale per loro. We are an altar of broken stones. Noi siamo un altare di pietre rotte. But you delight in the offering, ma tu, Dio, ti diletti in questa nostra offerta. You have the heavens to call your home. Tu hai i cieli per chiamare la tua casa, ma tu rimani nella canzone che noi cantiamo. But you abide in the song we sing. Anche c'è un salmo che dice che Dio dimora le lodi del suo popolo. E ora descrive il paradiso. 10,000 angels surround your throne. 10,000 angeli circondano il tuo trono. To bring your praise that will never cease. Per portarti una lode che non cesserà mai. But hallelujah from here below. Ma l'alleluia che nasce da qui sotto, cioè da noi sulla terra, is still your favorite melody.
è ancora la tua melodia preferita. E noi cantiamo, we sing, alleluia, alleluia, Dio sia lodato. We sing, alleluia, Dio sia lodato. And should the fire that once burned bright, e dovrebbe il fuoco che una volta bruciò molto luminoso, possa diventare un fuoco che i miei occhi non possono vedere. I will remember your sacrifice, ricorderò il tuo sacrificio. E qui sottintende il sacrificio di Gesù. I will abide in your love for me, rimarrò nel tuo amore per me. E così noi cantiamo, grazie al sacrificio di Gesù, alleluia, Dio sia lodato. Questa è la vera traduzione di alleluia. Lodate voi tutti Yahweh, cioè il Dio, Padre di Gesù. We sing alleluia. Jesus Christ, our King enthroned. Gesù Cristo, nostro Re, in trono. All the praise is yours forevermore. Tutti gli elogi, le lodi sono per te, sono tue per sempre. Alleluia, here below. Alleluia, da qua sotto, il tuo paradiso. All the praise is yours forevermore. Per sempre sono le tue lodi. Jesus Christ, our King enthroned. Gesù Cristo, nostro Re in trono, a te appartengono le nostre lodi per sempre. Oh, what a wonderful day to come! Oh, che giorno meraviglioso sta per arrivare! When every knee bows before your name, quando ogni ginocchio si piegherà davanti al tuo nome. But we'll not wait until it does, ma non aspetteremo finché venga quel giorno. For here and now shall your kingdom reign, perché qui e ora viene il tuo regno. Che testo, amici, che giustamente è stato premiato. Il sing alleluia. Noi canteremo alleluia quel giorno lassù nel cielo. È un alleluia perfetto. Ma ora Dio, Gesù, gradisce l'alleluia che sale qui dal basso, da noi nella nostra lotta quotidiana. Il sacrificio di lode, sacrificio della nostra lode, e non aspetteremo quel giorno per cantarlo, ma lo canteremo adesso. Elevation Worship è questo gruppo musicale. Elevation sta come a dire elevazione, ascensione, assunzione, cioè quando si è rapiti dall'amore di Dio e non si può fare a meno di cantare, come quando si è innamorati. E ora buon ascolto della versione cantata. Radio Fra le Note, in onda Elevation Worship, l'adorazione che ci eleva. North Carolina, dal vivo, alleluia, l'alleluia che nasce qui sotto. Ten thousand angels surround.
mentre sta salendo l'alleluia di Elevation Worship, che dice: noi siamo un altare di pietre spezzate, cioè persone come noi, fragili dalle vite ferite, ma tutti diletti della nostra lode. Tu rimani qui nelle nostre canzoni. Cantiamo alleluia, non vogliamo aspettare quel giorno per cantarlo, vogliamo cantarlo ora, qui dal basso, non quando saremo lassù in alto davanti al trono di Dio. Ora per fede noi vogliamo cantarlo davanti all'Eucaristia, dove Gesù si cela dietro i sacri veli. Quel pezzo di pane consacrato alla presenza di Gesù, e noi adoriamo davanti a Lui, lo adoriamo nella Chiesa, lo adoriamo dovunque ci troviamo, per fede. Bellissima questa canzone, che io ho un po' interpretato anche in chiave cattolica, ma questi fratelli evangelici spaccano, come si dice, cioè rompono la routine di un giorno per aprirci una breccia. E questo è il tempo di lodare, questo è il tempo di adorare. Se noi pensiamo di partecipare alle nostre chiese, alle nostre riunioni, aspettando quel giorno, allora sì che Dio ci sveglierà. No, Dio ci sveglia ora, perché a Pentecoste è ora. Questo è il tempo della Pentecoste, perché è ora che lo Spirito vive, è ora che lo Spirito Santo ti chiama, è ora che Gesù ti chiama: svegliati, o tu che dormi, e Cristo ti illuminerà, Cristo ti farà capire che questo è il momento. Quel Gesù che passava camminando e diceva: svegliatevi, convertitevi, perché il regno di Dio è in mezzo a voi. È lo stesso che ora dice: io sono qui in mezzo a voi, come vi ho promesso, sono qui ogni giorno fino alla fine. È oggi il tempo di ricevere lo Spirito, e queste canzoni ci aiutano. Grazie Signore, grazie Spirito Santo che ispiri questi ragazzi. Dovresti vederli, non scommettereste niente su di loro dicendo che sarebbero cristiani, perché la loro apparenza non sembra da cristiani borghesi, educati, ma hanno qualcosa che noi non abbiamo. Hanno il fuoco dello Spirito e della lode. E Dio non guarda le apparenze, ma guarda i cuori. E ora dall'Italia, ragazzi infuocati di Gesù. Gesù è, ascoltiamo. Lui è pace nel timor, lui è
che Dio mi ascolterà, per me le colpe laverà, per sempre ci sarà. Gesù è, lui è la guida ai passi miei, lui è la luce dentro me, colui che sempre c'è. Lui è Gesù ed è degno di queste lodi, è degno di queste lodi. Come non cantare, come non fare dei musical per Gesù? Ricordate Jesus Christ Superstar e tanti altri. Ma solo chi vive poi una vita nello spirito veramente capisce che si può consacrare tutta una vita al Signore. E ora quindi con una canzone ascoltiamo un'invocazione allo Spirito Santo che è come un fiume d'acqua viva, è come un vino nuovo, come un balsamo d'amore. Vieni Spirito Santo. Yeah.
nostri ragazzi italiani sanno armonizzare bene la musica come tradizione del bel paese, ma è la stessa fede, è la stessa fede su tutta la terra, la fede dei cristiani, la fede di chi professa l'esperienza di Dio. È bello prendere coscienza che su tutta la terra si sta elevando una grande preghiera, invocando lo Spirito Santo perché ci sia pace là dove c'è guerra, ci sia riconciliazione dove c'è odio, dove c'è morte, dove c'è omicidio, perché ci sia vita nei ventri delle madri, perché ci sia Gesù a regnare nei nostri cuori, là dove i governanti non sanno regnare. Quando incontri l'amore di Gesù, dirai come leopardi quanto è dolce naufragare in questo mare. Mi perdo nell'amore di Gesù. Daniele Branca, uno degli artisti emergenti in Italia, cristiani tra i migliori, più ispirati, i più preparati. Tu sei la mia pace, tu sei la vera gioia, tu sei il Signore. Tu sei la mia speranza, tu sei la mia salvezza, tu sei il Signore. Ed io mi perdo nel tuo amore, guardando la tua santità. Nuovo nasce e l'uomo vecchio muore, risplendo della grazia tua. Mi perdo nel tuo amore. Ascolto la tua voce.
Radio Fra le Note, la radio più bella che conosco, è la radio che trasmette la musica più buona e ha delle trasmissioni interessanti come God's Music, Good Vibration. Sì, queste canzoni, amici di Radio Fra le Note che siete all'ascolto, sono canzoni che danno buone vibrazioni, come questa che vi sto presentando ora, Reckless Love, che vuol dire amore spericolato. E veramente possiamo dire che Gesù è spericolato, non conosce il pericolo. Per amore ha fatto, fa e farà ogni cosa. Questa canzone viene dalla Better Music e appartiene a Corey Asbury, un artista emergente, internazionale. È la canzone più bella, secondo i critici cristiani, di tutto il 2018, quindi ha vinto l'Award della musica cristiana contemporanea come migliore performance musicale, canzone. Subito dopo abbiamo Lauren Daigle, che vi ho fatto ascoltare in Look Up Child, il miglior album di musica cristiana, con You Say, una canzone di questa lista, ma che noi non abbiamo ancora ascoltato, l'ho mandata in onda tempo fa. Poi abbiamo Gioia, dei King and Country, poi Grace Got You, dei Mercy Me Fit, e Known, di Tauren Wells. Abbiamo conosciuto anche Elevation Worship come team musicale evangelico importante. Abbiamo sentito prima canzoni del rinnovamento nello spirito, alcune tradotte, altre fatte, prodotte in casa qui da artisti, musicisti, animatori, adoratori cristiani, cattolici. Poi ho fatto conoscere anche Better Music, questa è una delle canzoni prodotte da loro, e dice: Before I spoke a word, prima che io pronunciassi una parola, tu stavi già cantando, cioè profetando sopra di me, mi stavi già pensando, cantavi la mia vita, no? La vedevi. Tu sei stato così buono con me, Dio. Prima che io avessi un respiro, tu hai respirato la tua vita in me. E già quindi nel piano di Dio tutto era preordinato, quello di donarci il suo spirito. Anzi, nella creazione il Signore ha creato Adamo, l'uomo, attraverso un suo respiro. E ogni bambino nasce con l'anima, con lo spirito che Dio mette in lui come padre. Oh, l'amore irresponsabile, infinito, spericolato di Dio mi segue, combatte finché non mi trova. E lui lascia le altre 99 pecore, come dice il Vangelo, per inseguirmi. Io non potrei guadagnare questo amore, non me lo merito. Ma ancora tu ti doni a me, o amore travolgente, infinito, spericolato di Dio. Quando ero il tuo nemico, ancora il tuo amore ha lottato per me. Sei stato così, così buono con me. Quando io non avevo valori, tu hai pagato tutto per me. Sei stato tu gentile. Oh amore irresponsabile, infinito, spericolato, che mi insegue, che combatte fino a che io non sono di nuovo ritrovato, lasciando gli altri 99 nell'ovile sicuro. Non potrei mai guadagnare quest'amore, non me lo merito, ma ancora tu ti dai, oh Signore,
travolgente, senza fine, spericolato amore di Dio. Dio spreca amore, sì, Dio semina in ogni terreno, in ogni cuore. Dio spreca amore anche su chi tu pensi non abbia una chance per riamarlo, che non merita niente assolutamente. Questo è lo spericolato amore di Dio. E poi il finale che verrà ripetuto più volte, alla fine delle strofe che ho già detto prima, non c'è ombra che tu non illumini, non c'è montagna che tu non scali inseguendo me, non c'è muro che tu non butterai giù, tu non mentirai, non dirai nessuna menzogna, perché non vuoi che cada da me nessuna lacrima sentendomi tradito, venendo dopo di me. Amici, Reckless Love, amore spericolato, in ascolto su Radio Fra le Note, Corey Asbury, della Bethel Music Evangelica. Amen. Su Radio Fra le Note, Reckless, la vincitrice del premio Howard della musica cristiana contemporanea. Buon ascolto, amici. Shadow you won't light up, mountain you won't climb.